Si avvicina ormai inesorabilmente il momento decisivo in cui si raggiungerà o meno il record del cannolo più lungo del mondo. I pasticceri nisseni, coordinati dal maestro pasticcere Lillo De Fraia, tra i promotori dell'iniziativa, domenica 11 settembre tenteranno di realizzare questo primato a Caltanissetta. Intanto la manifestazione organizzata dall'associazione Restoward Italy insieme ad enti del territorio come il Comune e la Camera di Commercio, con il coinvolgimento di associazioni e privati, comincia già oggi pomeriggio con la presentazione dell'evento e una tavola rotonda sulle opportunità che si creeranno sul mercato per il cannolo di Caltanissetta dopo la possibile richiesta della denominazione comunale. Già ci lavoreremo proprio l'indomani del record. Facciamo un warm-up che va dai 10 ai 12 cm, la pesatura andrà intorno agli 80 grammi, quindi sarà un cannolo che appunto sarà tipico e unico per Caltanissetta e sarà riconosciuto a livello anche internazionale perché sarà prodotto. Ma avrà il nome, il cannolo, la tipologia del cannolo di Caltanissetta. Oltre, diciamo, a essere la canna, diciamo, il busto del cannolo con la ricotta, diciamo, con la ricotta di pecora e capra, avrà anche la cosa che avrà il grano antico, quindi il maiorcone, nell'impasto che è la farina storica del cannolo. E poi all'esterno, diciamo, oltre diciamo, il pistacchio avrà anche il torrone di Caltanissetta, quello fatto con otture di cottura a granella. Beh, il record è importante non solo perché avremo l'opportunità di battere quei 5,75 che è la lunghezza del record precedente e ce la faremo senz'altro, ma soprattutto perché daremo identità a un prodotto dolciario nisseno che sarà il cannolo di Caltanissetta. Il record a Caltanissetta ha anche un significato allegorico molto particolare. L'11 settembre ci ricordiamo cosa è successo, ospiti d'onore i militari della base americana di Sigonella che saranno qui e quindi con loro vivremo questa giornata anche all'insegna della pace, del dialogo e del rispetto fra le persone. Abbiamo realizzato questa mega friggitrice dove abbiamo immerso la nostra cialda di cannolo. Oggi pomeriggio verrà in serata sformata e domani verrà trasportata direttamente qui a Caltanissetta per essere riempita già direttamente il giorno 11 pomeriggio ed essere degustata da tutta la popolazione nissena. Comunque andare a rotolare la cialda del cannolo all'interno di questo gigantesco tubo e poi la difficoltà maggiore è stata nella frittura. A parte il calore, ma questa friggitrice particolare che è stata realizzata appositamente per la realizzazione di questo Guinness ci ha dato l'opportunità di metterci in gioco veramente in questo Guinness World Record che speriamo di conquistare e dare nuovamente lustro alla nostra Sicilia che ne ha tanto di bisogno in questo momento.